E allora, rieccoci cari amici del canale YouTube. Oggi un video un po' più in ritardo perché ho voluto attendere la conferenza stampa di mister Stefano Pioli, le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida contro l'Inter, alla vigilia del derby, perché è stata una settimana pesante, una settimana in cui il Milan arriva da questo 5-2 contro il Sassuolo. Dal calciomercato non è arrivato nulla, si è conclusa martedì la sessione senza un nulla di fatto. Settimana un po' pesante anche per tutti, perché l'ambiente giustamente è un po' depresso dopo questi risultati negativi, e dunque erano attese le parole di mister Pioli in conferenza per cercare di capire anche l'umore dello spogliatoio. Allora, una delle voci che più si sono intensificate nel corso dei giorni riguardante lo spogliatoio del Milan è che qualcosa all'interno del Milan si fosse rotto, che ci fossero delle frizioni tra alcuni giocatori del Milan, addirittura anche magari con l'allenatore o stesso tra giocatori, tra compagni di squadra. Ecco, noi a queste voci non abbiamo quasi mai creduto, effettivamente, anche se poi le verifiche vanno sempre fatte, no? Giustamente. Però oggi ha voluto rispondere direttamente Stefano Pioli a questo, e secondo me è importante perché bisogna scacciare queste voci, perché fateci caso, arrivano sempre quando i risultati non ci sono, quando ci sono i risultati negativi. Si prova sempre a cercare un capro espiatorio, si prova sempre a cercare un problema che evidentemente c'è al Milan in generale, ma non riguarda le frizioni, insomma, tra i vari giocatori. Cosa dice Stefano Pioli? Dice: è troppo facile la risposta. Se il problema fosse che ho litigato con un giocatore, sarebbe anche più facile da risolvere, da intervenire. Invece è il contrario. È un gruppo che sta lavorando per cercare di tornare al proprio livello. Nessuno ha mai avuto atteggiamenti negativi o non adatti al nostro modo di lavorare e di stare assieme. Siamo un gruppo compatto, consapevole che bisogna fare tanto di più. Questa è la risposta di Stefano Pioli alle voci intorno a delle problematiche all'interno dello spogliatoio, delle frizioni all'interno dello spogliatoio. Poi Pioli ha parlato anche di tante altre situazioni, per esempio sul perché Zlatan Ibrahimovic è stato escluso dalla lista Champions. Lui dice: è sempre stata molto importante la presenza di Zlatan con la squadra. Purtroppo ieri ha fatto i minuti iniziali con noi soltanto una piccola parte. Abbiamo detto che ieri Ibrahimovic si è allenato solamente parzialmente con il gruppo, e tra l'altro oggi non ha lavorato con il gruppo. Poi dice: le due partite con il Tottenham purtroppo per lui arrivano presto e in questo momento non sappiamo quando sarà al 100%, non dà le giuste garanzie. Quindi effettivamente è una questione puramente atletica, fisica. Ibrahimovic non giocherà in Champions perché non è ancora pronto e perché non dà le giuste garanzie. Pioli dice: mi auguro con tutto il cuore che possa tornare presto, soprattutto per quello che sta facendo. Poche persone po farebbero quello che sta facendo lui per tornare dall'infortunio così difficile e complicato. Non molla, va sopra il dolore, sta provando a rientrare, ma non avendo la garanzia, non avevo altra scelta. E gliel'ho comunicato qualche giorno fa, quindi Ibrahimovic già sapeva, insomma, di non essere pronto per entrare nella lista Champions. E poi c'è una scusate, una domanda interessante che riguarda le critiche a Stefano Pioli e al Milan, perché molti tifosi a volte dicono: basta che il Milan perda 2-3 partite, 4 partite, o non vince da 4-5 partite, subito giù con le critiche. Ma ragazzi, parliamo del Milan campione d'Italia, parliamo di una squadra che comunque era proiettata a inizio stagione verso la lotta al secondo scudetto di fila, e ci ritroviamo un Milan a 15 punti dal Napoli, con
l'obiettivo Supercoppa fallito, con l'obiettivo Coppa Italia fallito e con la Champions ancora da giocare, ma comunque anche lì sarà complicato. E secondo me è giusto criticare o comunque sottolineare delle mancanze. E la cosa interessante è che anche Pioli è d'accordo su questo. Pioli dice: le critiche non sono eccessive. Le critiche non sono eccessive. Nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno, sono il primo a mettermi in discussione. Le persone mediocri non ammettono certi errori. Questa, secondo me, è una gran bella risposta da parte di Stefano Pioli, soprattutto a quelle persone che tendono sempre a minimizzare, o comunque persone che tendono sempre a voler in un certo qual modo dare la colpa sempre a qualcos'altro. No, c'è un problema e va risolto. Le critiche ci stanno, sono giuste, non sono eccessive. Pioli qui ha dato, secondo me, una risposta molto più matura rispetto a tante persone che invece commentano il Milan o comunque guardano la situazione attuale del Milan, fotografano la situazione attuale del Milan. Le critiche non sono eccessive, le persone mediocri non ammettono certi errori. Pioli ammette gli errori, sa che il Milan ha sbagliato contro Inter, Lazio e Sassuolo. Nelle ultime tre i risultati sono stati disastrosi e sta provando a lavorare per risolverli questi problemi. Lui dice: sono convinto che possiamo fare meglio, possa aiutare la squadra a fare meglio, perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l'ho detto anche ai miei giocatori, non sono ancora sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Quindi, insomma, è un Milan che si prepara, si spera nel migliore dei modi ad affrontare l'Inter. Non sarà una squadra facile, non sarà, scusate, una partita facile. L'Inter per il momento di forma arriva meglio, lo dice anche Pioli, dice: l'Inter credo che arrivi meglio per le ultime prestazioni, soprattutto perché ha fatto bene anche in Coppa, però abbiamo l'occasione di mostrare di fare meglio anche noi rispetto all'ultima partita. Quindi, ragazzi, secondo me serve anche a poco parlare in queste partite, in queste occasioni, serve solamente la risposta della squadra. Quindi il mondo rossonero, i tifosi del Milan che anche domani saranno presenti allo stadio, domani sera per Inter Milan, vogliono vedere una risposta concreta della squadra, una risposta pratica, una risposta di un gruppo che è ritornato ad essere quello di sempre. Non è possibile che il Milan in un mese abbia perso tutto quello che è stato in due anni. Perché il Milan non è che ha fatto bene solo l'anno scorso, il Milan ha fatto bene anche due anni fa arrivando secondo, l'anno scorso arrivando primo. Quindi non può essere tutto perso, tutto smarrito, ed è quello che vuole vedere Pioli. Poi ci saranno anche dei cambiamenti dal punto di vista tattico, magari ne parleremo nel prossimo video, quello in serata, dove cerchiamo anche di capire la probabile formazione, perché anche ieri Pioli ha cambiato un po' le carte, ha provato Messias, poi ha ricambiato con Vranks, con lo stesso Pobega. Insomma, dovrebbe essere un centrocampo a tre, un po' più abbottonato, un centrocampo un po' più solido. Ci vediamo più tardi, grazie.